stai? Bene, ti come trovo hai festeggiato bene. Halloween? Beh, Halloween quest'anno è stata molto soft. Molto soft, abbiamo ovviamente in famiglia. Più paurosa del solito, sì, diciamo. Più paurosa del solito. Beh, dai, dal punto di vista culinario ci siamo dati da fare. Ovviamente la zucca è stata proprio la regina. Esatto, quindi vabbè, in famiglia e quindi attorno a un tavolo convivialmente a mangiare. Bene. Bene, allora sei pronta per sì, fare questa rubrica? Allora, iniziamo con la rubrica dei vini di Isabella. Allora Isa, quali ricette hai selezionato per questo mese? Allora, questo mese, dato che la regina del mese di ottobre è la zucca, ho selezionato le due ricette con il protagonista con la zucca, che è l'arrosto con la crema di zucca e poi il purè di zucca e patate con i gamberi. Ok. E infine ho scelto un dolce, la crostata realizzata con il passito e l'uva. Ottimo. Quindi iniziamo dall'arrosto. Ok. E già vediamo nel calice il nostro, già preparate. Esatto, il nostro vino. Ho scelto per poter abbinare con l'arrosto il Gewürztraminer. Faccio vedere anche la bottiglia che ho qui con me. È una cantina locale di Trento e si chiama Cantina Aldeno. Ed è un vino biologico poi, quindi realizzato Ottimo. Ovviamente con concimi biologici invece che sintetici. Ed è molto, diciamo, una delle cantine, diciamo, un po' più famose di Trento, oltre quella poi di Terlano, che però comunque Terlano è un'altra località proprio vicino, sempre Trento, nei pressi dell'Alto Adige. E Trento è una delle località dove si produce vino, oppure sì, una... Sì, assolutamente. Sì, il Trentino Alto Adige in generale è comunque una grande terra di vini. Abbiamo vini soprattutto bianchi, però anche dei buoni vini rossi, come ad esempio la Schiava, che è abbinabile ad esempio al classico Speck della zona. Quindi è comunque una terra zona rinomata dove, per esatto, i vini. Dove si producono dei buoni vini. Infatti questo è in particolare, e l'ho scelto anche per quello, il Gewürztraminer, che è una parola ovviamente poi tedesca alla fine, ed è composta quindi da due parole, Gewürz e Traminer. Traminer è il vitigno, è un vitigno a bacca bianca del proprio dell'area, della zona, e la particolarità è che ha delle sfumature rosa nell'acino che donano poi al vino queste note un po' più dorate rispetto al classico paglierino del vino bianco. Okay. E Gewürz vuol dire aromatico, quindi questo è un vitigno aromatico, quindi si abbina perfettamente a tutti quei piatti in cui vengono utilizzate le erbe aromatiche, proprio per poter in concordanza abbinare un vino che ricorda anche, quindi la parte solida e la parte liquida ricordano un po' le erbe aromatiche. Infatti è un vino anche dal punto di vista dei sentori molto, molto, si dice, ampio, vuol dire che ha in sé tante particolarità, ricorda il fruttato, ricorda il floreale, ricorda lo speziato e ricorda anche le erbe aromatiche, quindi il rosmarino, la salvia e quant'altro. Quindi questo l'abbiamo abbinato all'arrosto? Sì, all'arrosto, proprio perché nell'arrosto hai comunque utilizzato il rosmarino come erba aromatica, quindi ho pensato a questo. E poi comunque si tratta di carne, comunque carne bianca, e diciamo che non ha tutta la carne, non è che per forza alla carne devi abbinare il vino rosso. Mm-hmm. Ci sono delle carni che vanno, anche come il pollo ad esempio, che vanno proprio a braccetto con il vino bianco. E questo vino, oltre a, diciamo, a questo abbinamento, con cosa lo possiamo abbinare? Beh, sicuramente ai formaggi e a determinati salumi, ecco, anche quelli speziati e, diciamo, elaborati, come ad esempio lo stesso speck. Ah. Quindi è utilizzabile un pochettino anche per l'antipasto, anche specchio. Esatto, per l'antipasto. E poi è anche un vino particolarmente, si dice, femminile, perché ha un gusto molto delicato, però con una buona persistenza, con una lunga persistenza.
Io ricordo una collega amava dopo il lavoro, ogni volta che magari terminavamo il lavoro, dai andiamo a bere un buon bicchiere di Gewürztraminer, era proprio fissata con il Gewürztraminer, era proprio innamorata del Gewürztraminer, e l'ho scoperto con lei poi alla fine. Ah. Andiamo ad assaggiarlo, dai. Sì. Infatti sentiamo che ritorna anche quella nota anche di erbe aromatiche, lo senti anche sul finale, e poi anche un finale un po' ecco, persistente, che comunque accompagna il piatto, non lo copre, ma lo accompagna in modo importante, ecco. Ok, quindi questo è un vino che, come dicevamo l'altra volta, accompagna e non è da contrasto. Non per forza, ci sono, per quanto riguarda la zucca, tendenza dolce e per contrasto, nel senso che tu con la zucca la, diciamo, equilibri, la tendenza dolce della zucca la equilibri con la sapidità e con la freschezza del vino, però non lo copre, cioè alla fine quando tu vai a mangiare e a bere, il vino non va a coprire il sapore poi del piatto. Sì. Quindi la zucca non viene del tutto cancellata al palato, ma si sposa e si amalgama bene poi con l'acidità della sapidità del vino stesso. Bene. Mentre per quanto riguarda poi la carne, ho voluto accostare il Gewürztraminer anche perché ha un'importante alcolicità, siamo intorno ai 14 gradi, 13,5-14 a seconda della cantina che lo produce, per cui la succulenza della carne, quindi il liquido sprigionato dalla carne, viene diciamo contrastato e un po' frenato dall'alcolicità del vino, che solitamente quando è bianco è l'alcolicità che gioca in questo caso, quando è rosso invece sono i tannini che astringono e quindi asciugano la succulenza del piatto. Ah, ho capito. Bene. Ok. Hai dato un sacco di informazioni. Un sacco di informazioni, spero che siano state chiare, che non vi abbiano tratto in confusione, ecco. No, va benissimo. Ok. Ok, allora passiamo al successivo. Perfetto. Bene. Allora, quale vino hai selezionato per la seconda ricetta? Ok, allora per la seconda ricetta, il purè di patate e zucca con gamberi, ho selezionato, e giochiamo in casa in questo caso, l'Asprinio Aversano, quindi è un tipico vitigno dell'agro Aversano, in provincia di Caserta, e ha addirittura origini etrusche. Ah. È particolare in quanto tradizionalmente, adesso insomma non si usa più tanto, tradizionalmente aveva un metodo di allevamento molto particolare, nel senso che si utilizzava l'allevamento ad alberata, cioè si accostavano la pianta della vite, e si faceva crescere in altezza, sviluppare in altezza vicino ad alberi di faggio, di pioppo. Wow. Ma alte anche intorno ai 10-15 metri, quindi quando si vendemmiava si utilizzavano scale molto alte, sì, per poter poi raccogliere l'uva. Oggi ovviamente non è più tanto utilizzato, però in alcune zone dell'agro aversano ancora viene utilizzato questo metodo. È questo metodo di allevamento, esatto, ed è un vitigno molto caratteristico in quanto ha una spiccata mineralità al gusto, e quindi è perfettamente accostabile ai piatti di pesce alla fine, soprattutto quando abbiamo ad esempio il gambero, che ha comunque la salinità in sé, quindi è, si sposa molto bene. Mm-hmm. Ed è il classico vino che abbinano alla pizza. Ah. Quindi è l'unico vino, diciamo il più indicato, almeno per quanto riguarda, ecco, la letteratura in generale, più indicato per poterlo abbinare alla pizza, quindi la pizza non solo con la birra ma anche con l'asprinio. Wow, questa è una notizione. Esatto, quindi questa è una novità. Facciamo vedere la bottiglia? Sì, certamente, eccola qua. Poi io ho scelto, ovviamente questa è produzione, Fabule in pratica è un'azienda di un amico, in realtà, della mia zona, provincia di tra Benevento e Caserta,
E questi vini vanno a finire addirittura negli Stati Uniti, quindi sono esportati. Quindi lui in realtà ha un po' unito la cultura americana con quella napoletana. Infatti questo vino si chiama Yesh Soul, che in napoletano vorrebbe dire vien fuori il sole, esce il sole. Però soul è scritto come soul all'americana, come anima, bellissimo, no? Bellissimo. Quindi è molto, molto di fantasia ed è molto particolare in quanto, ecco, ha delle note sapide di grande freschezza, insomma, che poi esaltano i piatti a cui questo vino viene accostato. E abbiamo ovviamente il classico giallo paglierino, molto, ecco, come vedete, brillante, quindi se lo muoviamo nel bicchiere fa quasi con la luce del sole, ecco, viene esaltato il colore, proprio brillante. E dal punto di vista proprio dei sentori ci ricorda ovviamente le note agrumate, di cedro, di limone, molto piacevole, quindi anche con il pesce, con i piatti di pesce è molto indicato, anche perché laddove c'è il pesce, insomma, il limone è accostato, non può proprio, esatto, non può mancare. Proviamo ad assaggiarlo. Sì. Esatto, quindi anche quella nota minerale che dicevo, no? Quasi salmastra che si sentiva che si sente al naso, ha corrispondenza poi al gusto e senti questa sapidità, questa acidità, questa mineralità. Quindi diciamo che con il piatto di gamberi e pure di patate e di zucca che hanno tendenza dolce, andiamo ad abbinare un vino del genere, va in contrasto con il purè di patate e di zucca e va poi in concordanza con il gambero, pesce. Assolutamente. Mm-hmm. Bene. Sì, molto particolare. Quanti gradi ha questo vino? Allora, siamo intorno ai 12, ecco, 12 gradi più o meno, voglio essere sicura, guardiamo la bottiglia. Sì, sì, questo è 11,5. 11,5, quindi siamo intorno a 11,5-12 gradi. Ovviamente più è servito freddo, meglio è, si consiglia una temperatura di 10-12 gradi al bicchiere. Okay. E di comunque mantenere in un cestello con del ghiaccio la temperatura della bottiglia affinché non cambi sapore, perché può anche cambiare sapore se si riscalda. Ah, okay. Quindi per mantenerlo così è bene tenerlo sempre a quella temperatura lì. Anche con la pizza. Anche con la pizza, sì sì, anche con la pizza, assolutamente sì. Bene. Bene. Passiamo al terzo? Passiamo all'altro. Okay. Allora, la terza ricetta è appunto la crostata realizzata con il passito e l'uva pizzutella. Quindi ho pensato a un vino che potesse essere abbinato ad un dolce con la frutta. Mm. E ho pensato che il moscato di Pantelleria è proprio l'ideale. È quindi un vino dolce, è molto beverino, quindi non ha quelle note un po' liquorose, mm-hmm, stucchevoli, ecco, ed è anche un vino fresco, minerale e al tempo stesso dolce, quindi non va a disturbare il piatto, quindi la delicatezza della crostata non viene assolutamente intaccata, lo accompagna con molta armonia, ecco. E il moscato di Pantelleria è realizzato con le uve Zibibbo al 100%, che è un vitigno caratteristico della Sicilia, e addirittura il metodo di coltivazione, mentre avevo parlato dell'Asprinio, parliamo anche un po' dello Zibibbo, viene coltivato ad alberelli molto 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 bassi, diciamo, piccoli, un pochettino incavati, infossati, per poter riparare la pianta sia dalla siccità, dal grande caldo comunque, e anche dai grandi venti che potrebbero comunque danneggiare, venti caldi che potrebbero danneggiare la pianta. Quindi sono coltivazioni molto basse e sono dei piccoli alberelli praticamente. Che poi lo Zibibbo è anche un liquore, giusto? Con lo Zibibbo si producono anche vini liquorosi molto molto buoni, insomma. Poi questa è una delle cantine più famose siciliane, che è Donna Fugata. Ah. E abbiamo, insomma, poi presenteremo anche altri vini. Allora, Donna Fugata, siamo praticamente nella zona di Vittoria, Ragusa, insomma la Sicilia un po' meridionale, ecco. Mm-hmm. Quindi nel tempo è diventata, perché non era proprio una delle più famose, però sì, con il tempo si è fatta conoscere ed è molto caratteristico anche
il modo con cui presentano le etichette. Nel senso che sono molto, molto disegnate, molto decorate, hanno proprio una grafica che attira l'attenzione, ecco, quindi Sì, non mi fanno solo. pensare anche ai colori africani un po'. Sì, ti ricordo un pochettino anche queste note qua. Questo vino si chiama Kabir, peraltro, Sì. comunque non è sicuramente un nome italiano, quindi Moscato Sì. di Pantelleria DOC. Caratteristico colore giallo paglierino tendente un po' al dorato, ma leggermente, ed è ovviamente molto molto brillante, lo vedi comunque anche come la luce si riflette, la luce che entra come si riflette. Ed è ovviamente un vino che ricorda a sentori comunque fruttati, e ricorda anche la frutta tropicale, quindi ha questa caratteristica un po' anche non medio orientale, però Esotica. esotica, ti ricorda un pochettino anche il frutto della passione. Se tu provi a sentire questa pungenza, ricorda un po', ovviamente non è il profumo del frutto della passione, ma lo ricorda, lo evoca, è semplicemente un sentore. E anche se proviamo ad andarlo ad assaggiare, quello che ci ricorda è anche, vedi, ritorna anche nel sapore. Questa esoticità della frutta. È vero. E ovviamente essendo comunque un vino bianco alla fine, deve essere comunque servito ad una temperatura sempre di 10-12 gradi per poterlo assaporare. Una curiosità, il bicchiere che stiamo utilizzando è Sì. quello giusto per bere questo Allora, vino? noi stiamo utilizzando il bicchiere da degustazione. Con questo bicchiere puoi provare a degustare tutti i vini. Poi ovviamente puoi utilizzare anche il bicchiere un po', ecco, sono proprio dei bicchieri più piccolini, proprio per i vini dolci e anche poi per i vini liquorosi. Però giusto per provarlo, insomma, questo è il bicchiere da degustazione, perché da degustazione ti fa un pochettino analizzare un po' tutti quanti gli aspetti, Sì. quindi ecco perché è comunque più grande Sì, rispetto giusto per dare un'indicazione a. anche Sì. a chi è a casa se vuole servire un vino, in che Sì. modo va servito, perché molto Sì. spesso poi a differenza Poi del vino vedremo, magari che... la faremo una giornata sui tipi di Sì. bicchiere da utilizzare, dai. Ok. Ok. Benissimo. Un Allora, altro sorso, vai. ci... Buono, molto Buonissimo, molto buono. gradevole, dolce, avvolgente. Fresco. Sì. Isa, allora la prossima Sì. puntata, quella di Ci dicembre, rivediamo. speriamo di poter fare anche una puntata speciale proprio per Natale. Certo, assolutamente, ne aggiungiamo un'altra. E ci vediamo alla prossima puntata. Vi ricordo di iscrivervi al canale Semplice Semplice Buono Buono per poter vedere tutte le prossime recensioni e anche le ricette abbinate a questi vini. A presto! Ciao a tutti!